Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon giovedì a tutti, amici. Va, mascherina anche nuova del Milan, ma che bella questa, vedi anche il portafortuna con la Spezia, se no non la metterò mai più. Allora, non fate a questo video qua che sto facendo, non fate testo, nel senso, è un video per cose che ho letto, però. Il live, io ho sempre detto una cosa, che il mio idolo, il mio campione, quello che anche mi... Sono stato un giocatore piccolino, naturalmente, io non sono stato mai ai livelli di chi è arrivato invece là in alto, quindi comunque sia, non sono nessuno. Però un giocatore che veramente mi ha sempre fatto gola, che ho sempre ammirato, ho sempre apprezzato, come modo di giocare, come classe, come cattiveria, come a volte anche troppa. E Sergio Ramos. Sergio Ramos, circolano voci. Io sinceramente è sempre stato un mio pensiero che avrebbe finito la carriera a Madrid, però più di una testata giornalistica adesso, e vi ripeto, non fate testo con questo video qua che sto facendo, perché è quello delle cagate probabilmente che leggiamo sulle testate giornalistiche, sarebbe il mio sogno. Dico la verità, non me ne frega un cazzo, gli do 86 mi sembra Sergio Ramos, quindi c'ha 35 anni l'anno prossimo, non me ne frega nulla. Sergio Ramos sarebbe il mio sogno, ma l'ho sempre stato da quando ero ragazzino, perché lo seguo da tanti tanti anni. È un giocatore, secondo me, a livello, un difensore che fa più di 100 gol nella sua carriera, c'ha una classe, oltre che forte di testa, è forte su punizione, batte bene i rigori, ha personalità. È cattivo, ha una classe che veramente va al di là di qualsiasi cosa. Sinceramente, io credo che per me alla fine rinnoverà, finirà la carriera lì a Madrid, perché andare via dal Real dopo tutti quegli anni, secondo me, insomma, secondo me ci penserà più volte prima di andare comunque sia di non rinnovare il contratto. Però, dicono che se il Malda lo chiamasse, questo qua, un pensiero. Secondo me, se va via da Madrid, sicuramente non starà in Spagna. Perché se va via da Madrid, comunque andrà più lontano possibile, comunque sia dai suoi tifosi, dalla sua cultura, da tutto quanto è. Perché proprio farebbe un cambio di vita, secondo me. È un grandissimo professionista. Perché è uno che perdere, lo vedete anche voi quanti rossi che ha preso in carriera, di certo. Non gli piace, è un condottiero e sarebbe veramente affascinante vederlo con la maglia del Milan, perché veramente per me sarebbe un sogno, perché è il mio difensore preferito. Io ho sempre detto, quando mi avete chiesto qual è il tuo difensore, secondo te il tuo difensore preferito che hai nella tua testa, io ho sempre detto Nesta, perché Nesta ha avuto un'eleganza, una classe, una determinazione, una fase difensiva che secondo me veramente può... Forse Sergio Ramos ha qualcosa in più, perché è ancora molto molto più forte di Nesta con i piedi, nonostante che Nesta tecnicamente era sicuramente un grandissimo difensore. Però boh, non so, l'hanno lanciata lì, l'hanno lanciata lì così proprio, l'hanno lanciata lì così la squadra di Sergio Ramos, che se il Malda lo chiamasse, lui risponderebbe, ma quasi quasi, dai, tanto non so dove caccia, ho 1.000 offerte, però... Sai, una squadra lì di giovani comunque, con Ibra anche, visto che c'è un vecchiotto, me ne vado pure io, perché comunque da 86, c'ha 35 anni quest'anno. Secondo me è un pensierino, magari lo farebbe. Poi vi ripeto, sono chiacchiere, sono voci, probabilmente sono anche cagate, però non succede, ma se succede, insomma, io Sergio Ramos non è che disdegnerei di averlo nella mia squadra, ragazzi, Sergio Ramos è fortissimo, è una bestia disumana, cioè... Non mi interessa che c'è 30 anche è praticamente un Ibra difensore, però anche Ibra è arrivato da noi che c'era 38 anni e 14 gol, un gol ogni 63 minuti. Questi qua sono dei fuoriclasse che comunque sia possono giocare fino a 40 anni tranquillamente, secondo me. Cioè Ibra lo sta dimostrando, ma anche Sergio Ramos è uno che col fisico che ha, con la carriera che ha fatto, con gli allenamenti che sostiene, con la serietà che ha sempre sostenuto. Sono quei giocatori che tipo Ara Buffon è ancora un grandissimo portiere, c'ha 43 anni. Sono quegli atleti che comunque sia si sono sempre allenati, sono stati lontani da cose brutte, diciamo. Ma vediamo un pochettino.
se ci fanno sognare relativamente, se ci fanno sognare giusto così, tanto per, poi ragazzi, il nostro progetto naturalmente è quello di tenere comunque sia, a parte i giocatori giovani, però un tetto ingaggi comunque sia, come abbiamo detto ieri, delineato, un tetto ingaggi comunque se aggiorniamo, se certo se viene si deve accontentare dello stipendio che il Malda comunque se li propone, di certo non viene a prendere 9-10 milioni, questo è poco come sicuro, a parte che non ha problemi di soldi, se aggiorniamo è proprio quello che ha meno problemi di soldi, perché non so quanto prende il Real, però immagino che beccherà uno stipendio faraonico, l'ha preso per tanti anni, quindi sicuramente non ha problemi di soldi, ma un grosso ma punto di domanda, vediamo un pochettino che cosa succederà? Intanto ci concentriamo per la Spezia. La Spezia è una partita, ragazzi, che è fondamentale perché, a parte che mi piace giocare prima, così almeno comunque sia mi godo il weekend in una maniera differente di quello di settimana scorsa. E non possiamo sbagliare nella maniera più assoluta. Ogni partita ormai per noi, se vuoi vincere, comunque se vuoi arrivare là in alto, devi comunque sia avere una determinazione, una cattiveria contro tutte le squadre che va fuori dal comune. Quindi testa bassa, correre, determinazione come abbiamo sempre fatto e andiamo avanti così. Bene, ragazzi, ore 14, la vettina. Non so se oggi faccio live perché stasera, ragazzi, siamo in live col Tringa che c'è lo spazio rossonero stasera, ragazzi. Non ho cugini, stasera siamo in live, io il Tringa e gli altri ragazzi del Milan, che ieri c'è stato lo spazio Inter, oggi c'è lo spazio Milan. Poi domani sarà mista, sarà. Quindi, non so se oggi faccio live alle 2, vediamo un attimino perché già stasera sono in live sul tardi. Allora, prima penso che siamo in live. Dopo, comunque, vi mando. Faccio il post che vi dico l'orario preciso dove saremo in live. Io, il Tringa e gli altri ragazzi. Ok, per lo spazio Milan. Detto questo, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, ragazzi. Comunque sia, ci sentiamo. Guarda, seguite il post. Ci sentiamo dopo. Ciao a tutti.